Sanremo a modo nostro è presentato da Residenze Cazzoli, L'Ottica di Enzo Augello, Pizzeria Origano, Io Nuoto Arvalia Lamezia, Yamamai, Auto Royal, Avis Budget Group, PM Servizi SRL, Centro Avvolgibili, Centro Revisione Autoveicoli e Moto Gianluca Esposito, Golden Café, Cantine Pugliese, Sapori d'altri tempi, Unipolsai Assicurazioni, Agente Generale Dottor Vincenzo Ferraro, Visual Graphics, Vita Sana, Acqua Minerale, Oligo Minerale. Tutto pronto per questa super sorpresa che vi aveva accennato prima Francesco Sacco, perché ha detto bene Albino, non ci facciamo mancare nulla e dove gli altri non possono entrare, Giovanni De Grazia riesce ad abbattere qualsiasi muro, qualsiasi frontiera. E oggi vuole fare vita da nababbo. Decisamente, in questo posto farzosissimo, Giovanni, ha deciso di omaggiare il pubblico di ST Television che da casa ci sta guardando. Stiamo già ammirando praticamente. Esatto, perché ci troviamo appunto in uno yacht, uno dei tanti che ci sono appunto qui a Sanremo, in questo posto che tra l'altro è ultra blindato, non fanno entrare veramente nessuno, ma Giovanni con i suoi con il suo savoir-faire, chiamiamolo così, è riuscito a farci entrare qui. Andiamo a vedere intanto cosa sta facendo, chi ci presenterà quest'oggi, e speriamo di non cadere dalla barca appena entriamo su dallo yacht. Sì, ci tenevo a dire che i telespettatori potrebbero assistere alla mia morte in diretta, tipo Power Bill in Quinto Potere, quindi no. Mi ho voluto bene. Ma noi andiamo e restate con noi, venite. Hi, si può, ma dovete venire a prenderci. Aiuto. Sì. No, io ci rinuncio. Non voglio salire. Yeah. Hi, I'm Vanessa, nice to meet you. Me too, please. Okay. Oh. Ciao. Microfono. Sto tremando, portatemi via. Hi, nice to meet you. Oh, welcome aboard. Oh, thank you so much. Piacere. Marie Claire. Hi. Allora, Hi. Marie Claire, nice to meet you. Il direttore. Sì, ma dove ci troviamo, Giovanni? Allora, il direttore, bene, qua ci troviamo, prego le ragazze di venire qua insieme al comandante. Al comandante di questa bellissima nave, yacht, diciamo. Sì, giusto, yacht. Allora, dove ci troviamo? Ci troviamo a Sanremo, a Porto Sole. Siamo in fase di invernaggio e siamo qui in questa magnifica giornata. Bene, qua però si dice in giro che alloggia alla Lamborghini. Elettra Lamborghini, che ricordiamo sarà e si esibirà questa sera per la seconda serata del 70° Festival della Canzone Italiana, Oh Thank You So Much, e con la canzone Musica e il resto scompare. Elettra Lamborghini, personaggio sempre discusso, ha fatto parlare di sé partecipando a numerosi reality, sia insomma stranieri che italiani, e insomma è un personaggio tutto da scoprire. Però scopriamo dove lei alloggia e vediamo se la Lamborghini dov'è. La Lamborghini non si può dire dov'è, però c'è stata, diciamo che c'è stata. Perché questa è la barca fotografata, è stata fotografata in questi giorni, e noi grazie al comandante della società inglese, giusto? Esatto. Che ci ha autorizzato a salire a bordo, perché qui non entra nessuna telecamera. Nessuno può entrare qui, siamo completamente in privacy totale. E l'agenzia nostra è molto riservata su queste cose e col comandante abbiamo una discreta segretezza, diciamo. Come il comandante parla inglese, come si chiama innanzitutto il comandante? Name? Steve. Steve, il comandante Steve mi raccontava che questo bellissimo yacht è veramente molto elegante, molto bella. Qui sono stati alloggiati molti piloti di Formula 1 usano questa barca. Parliamo di Hamilton, ultimamente, prima che andasse via, Nick Lauda l'ha usata molte volte. Sì. Tanti piloti di Formula 1.
Yeah, we had Lewis Hamilton on board, Nico Rosberg and a few of the other guys, yeah. Insomma, Rosberg, insomma, vedete dove ci troviamo. Perciò, insomma, Edelec Lamborghini si dice che è qui dentro. Adesso scopriremo se è vero, non è vero, ci sarà, verrà, perché lei è molto riservata. Però, devo dire, prima di andare avanti, lanciamo il primo servizio. Abbiamo dei servizi? Abbiamo dei contributi, se la regia mi comunica il primo contributo io posso lanciarlo agli spettatori che da casa ci stanno guardando in tempo reale. Ricordiamo, Giovanni, che sono le 14:52, siamo in diretta da Sanremo, da uno degli yacht più belli di Sanremo. Il prossimo contributo mi comunicano che è Musica contro le mafie, il presidente di Musica contro le mafie, Gennaro De Rose, per voi da casa a Sanremo. E noi lo aspettiamo ancora a bordo della bellissima yacht Silver Dream. Ok, adesso c'è un servizio. Okay. Musica contro le mafie anche quest'anno a casa Sanremo, e sono con Gennaro De Rose, presidente di Musica contro le mafie. Beh sì, casa Sanremo ormai per noi è casa, perché abbiamo ritrovato e ogni anno ritroviamo in questo luogo qualcosa che ci accomuna a questo posto, ci riconosciamo in una cosa fondamentale, che è quella di unire forma e contenuto, perché a noi uniamo sempre queste due parole, che poi non sono solo parole ma sono tutto quello che c'è dietro. E lo facciamo attraverso la musica, gli artisti, la loro testimonianza, perché riteniamo che oggi più che mai, in questo momento, per far passare un contenuto denso e importante come può essere quello della lotta alle mafie, è fondamentale avere una forma che abbia una forma che possa arrivare a tutti. E Musica contro le mafie non è solo musica, ma è anche sentimento, sono testi di ragazzi che hanno partecipato a un concorso, un contest. Sì, un contest musicale che quest'anno ha raccolto più di 500 adesioni, ne sono arrivati poi in finale 10, questa finale che facciamo in Calabria, a Cosenza, da un po' di anni. Sì, è musica soprattutto, ma è anche temi legati alla diffusione di buone idee e buone pratiche, che a noi ci piace dire che devono essere contrapposte a quella che è la globalizzazione delle cattive idee. Una musica che va oltre il confine che gli uomini a volte si creano. Sì, i confini non esistono. La musica è uno di quei linguaggi che li abbatte, se ce ne dovessero essere, se qualche uomo decide di costruirne, sia mentali che fisici. Quindi la musica va oltre, è uno dei linguaggi più potenti che siamo stati in grado noi uomini di realizzare, perché in natura non esiste, esistono dei suoni ma non esiste la musica così come è concepita. Un'ultima battuta, i prossimi progetti di Musica contro le mafie? Ce n'è uno a brevissimo che si chiama Soundbox, è una residenza artistica nella quale saranno invitati a partecipare una serie di artisti italiani che chiederanno di seguire, dove ci saranno dei coach che li seguiranno nella costruzione di un progetto editoriale che poi sarà distribuito e prodotto con la loro musica e i loro diari raccolti in quei giorni di residenza artistica. Bene, siamo ritornati in onda dopo il servizio che ha realizzato la nostra Maria Chiara Caruso. Allora, noi siamo anche con Francesco Sacco. Francesco, come ti sembra questa esperienza sanremese? Beh, l'esperienza sanremese fin qui la reputo fantastica. Poi oggi in particolar modo mi sento particolarmente figo, ecco. Che ci sono le ragazze. Una vita da nababbi, e poi passiamo dal lusso, sì, dal super lusso, poi ai musicisti che vengono pagati 50 euro a serata. Sì, perché c'è stata appunto una polemica sui musicisti di Sanremo, che figuratevi che un musicista con una nota stampa che è uscito ieri dalla CGL, giusto? Nazionale, diceva che un musicista, pensate bene, guadagna 50 euro. E noi abbiamo fatto appunto un servizio, non so quando andrà in onda questo servizio, perciò insomma ci sono tanti contributi. Dopo ci sono tanti contributi, ma intanto io vorrei parlare con il comandante. Traduci tu col comandante, perché il comandante parla in... Ok. Allora, comandante, insomma, fare la vita da comandante su un mega yacht così, cosa significa? Life is working on the boat like this. What is your opinion about the boat life on board? It's a great life because we get to travel around and see these places and meet new people.
La vita è fantastica a bordo, sempre con posti nuovi, persone nuove, e ti dà l'opportunità di viaggiare parecchio. Però poi vengono qua, è tutto un ambiente sofisticato, diciamo, no? Di prima qualità. Un cargo viaggiante con del super lusso in più, che a terra non potete avere. Ecco. Qua si ha tutto, diciamo, con un equipaggio fisso tutto l'anno, che assiste tutto a 360 gradi, tutto. Stay on board all years. We limit the crew during the winter for maintenance. Parte del crew durante l'inverno va a casa, però diciamo siamo sempre a bordo, perché la barca deve essere custodita e, come vedete, anche usata ogni tanto, quindi. Perché ha un costo, poi insomma, parliamoci chiaro. Io non so quando abbiamo un altro servizio, così magari lo lanciamo. Ah, abbiamo un altro servizio, vediamo cosa c'è. Adesso andrà in onda Marco Sentieri, tra le nuove proposte, con Billy Blue, la canzone si esibirà questa sera. Marco Sentieri, per voi. Chi l'ha intervistato? L'hai intervistato tu, Giovanni. Infatti, andrà. Allora, incontriamo Marco Sentieri, insomma, uno che arriva da nuove proposte, arriva di Sanremo giovane. Mm-hmm. Insomma, com'è stato sta trafila ad arrivare poi fino a Sanremo? Innanzitutto un saluto a tutti, è stata un'emozione indescrivibile, faccio veramente molto fatica, anche perché noi stiamo battagliando da metà ottobre con Sanremo Giovani, abbiamo fatto semifinali, la finale al Casinò e adesso eccoci qua, sembra veramente di vivere un sogno. Però il tuo pezzo è particolare, ce lo vuoi spiegare? Sì, io porto Billy Blue, un brano che tratta la tematica del bullismo, una tematica a cui tengo in particolar modo. Il brano è stato scritto da Giampiero Artegiani, a cui voglio dedicare l'esibizione mia di domani, anche perché ricorre oggi il primo anniversario della sua scomparsa. Sento molto il peso e sono orgoglioso di quello che sto, del messaggio che sto portando. Cioè, tu, diciamo che arrivi da un mondo sconosciuto, no? Arrivare qua, stare sotto le telecamere, diciamo, selfie, autografi, che emozione prova un giovane? Per me, io mi ritengo un diversamente giovane, perché devi immaginare che sono del 1985, quindi farò 35 anni tra qualche mese, quindi ho una certa consapevolezza in più. Ti dico, sono felice, anzi infatti prima c'erano delle ragazze, delle signore, volevano la foto, dai ti prego, ma no, non ti prego, per me è un piacere, sul serio, amo tutto questo. Sai che qua c'è un sacco di televisioni che girano, hai visto, ci sono social, certo, di tutto il mondo, no? Certo. Però se io in questo caso non fossi quello che rappresento e fossi una televisione piccolina, tu le lasceresti l'intervista? Io amo le televisioni piccoline, tu immagina che vengo, come abbiamo detto, dal sud. In Campania si vive sulle emittenti locali, sulle radio locali, quindi anzi, do precedenza ai più piccoli e poi ai più grandi. Io ti auguro un grande successo in tutto il mondo, perché sei diversamente giovane. Papà sicuramente. Di due bambini, Gaia e Umberto, che saluto immensamente. Io mi auguro che tu terrai sempre la tua umiltà che hai dimostrato in questo momento. Sicuramente, anche perché non mi sforzo nel farlo, mi esce spontaneo. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Ciao a you. Ciao. Ciao. Bene, e io non mi faccio mancare niente a bordo di questa bellissima barca, diciamo, questo yacht megagalattico, e come potete vedere non mancano le bellezze sui yacht di lusso, perciò noi siamo proprio, diciamo, beautiful, loro sono veramente beautiful, va bene? E ci troviamo con le due assistenti di bordo che si chiamano? Naim? Vanessa. Bene, city? Australia, Adelaide. Ah, Australia, tu? Naim? Mi chiamo Brianna. Brianna, Australia, Tasmania. Ah, tutte e due australiane, insomma, bellissimo. Stiamo vedendo anche noi questa gioia di vivere su uno yacht extralusso. Chissà se Elettra Lamborghini sopra che riposa, non lo sappiamo, è tutto segretissimo. Anzi, dobbiamo ringraziare che ci hanno fatto salire a bordo, perché qua la stampa è off limit a tutti, per tutto il porto. Bene, abbiamo l'altro servizio? Viene. La Lubamba, apposta, cioè siamo con due bellissime ragazze australiane a bordo di questo bellissimo yacht, però noi non ci facciamo mancare niente, mandiamo un bel servizio che ho realizzato io ieri sera in tarda ora con Sylvie Lubamba dopo le sue disavventure. Vediamo cosa è successo.
Lubamba, come stai? Bene, sono un po' stanca. Ma io mi tolgo il cappello che prima che succede quello che ti era successo, abbiamo fatto una trasmissione insieme in Calabria. Ah sì, è vero, è vero, mi ricordo, in quel di Cosenza. Esatto, no, eravamo a Lamezia, in piscina. No, ah, Lamezia, eravamo, scusate, in provincia di Catanzaro. Ok, scusate. Come anche stai? Perché io frequento molto il Cosentino e quindi... Come stai? Faticosamente bene, grazie. Sei ritornata alla vita normale? Sì, sono ritornata alla vita normale, comunque dopo un'esperienza negativa di grande sofferenza, però voglio dire, sono già passati, dunque siamo nel 2020, sono già passati 3 anni, insomma, quindi... Come ti è cambiata la vita? Oddio, l'esperienza del carcere ti segna molto, però caratterialmente non è che sia... cambiata molto, insomma, la vivacità mi è rimasta, l'ilarità, la positività, la voglia di vivere, di esserci è rimasta. Quindi... Questo mi fa piacere, ma no, quando ti è successo il fatto, sì, siccome io ho lavorato con te, sì, non credevo, tu non è possibile, cioè è possibile, ha visto le mie carte di credito, non si è mai permesso di toccarmi una lira. No, mai, ma come è successo sto fatto? No, cioè tu hai avuto era... il mio portafoglio in mano, non hai fatto mai niente. È vero, ammetto. No, vabbè, a parte gli amici non si fanno queste cose. No. No, secondo me è ubriaca. No, diciamo che comunque ero un reato che avevo commesso 12 anni prima e poi mi è arrivato un definitivo... L'ho commesso nel 2002 e nel 2014 mi è arrivato un definitivo di 3 anni e 9 mesi. Non ci pensavo più perché pensavo che fosse caduto in prescrizione. E quindi invito tutte le persone che in questo momento ci stanno seguendo e ascoltando, che quando vi arriva una notifica, una raccomandata, mi raccomando, o anche una semplice multa, dovete guardare, aprire e capire di che cosa si tratta. Non fate come la sottoscritta che non apriva neanche e buttava tutto in un angolo. Perché la giustizia è lenta ma arriva. Però, e quindi... lasciamoci dietro queste brutte cose, no? Sì. Parliamo di cose positive, dai. Certo, ma assolutamente, dai. Insomma. Insomma, non sei c'è sempre solo bella, quella parentesi. Sei sempre bella. Grazie. Adesso riconquista la tua vita. Sempre più bella. Ok? Ok. Io ti saluto, in bocca al lupo per il tuo futuro. Crepi il lupo e spero comunque di vederti e di fare qualche trasmissioncino, qualche gag insieme in quel di Catanzaro. Ciao. Ciao ragazzi. Giovanni se ne inventa sempre una. Questa sera al tavolo con Sylvie Lubamba, nota showgirl, modella italiana, originaria della Repubblica Democratica del Congo, e Giovanni ovviamente non si fa mancare niente anche per questo Sanremo. Eccoli che discutono. E chissà quante storie poi avrà da raccontarci. Vi mandiamo ovviamente le immagini perché è una showgirl che ha una vita, un passato abbastanza tormentato, e racconta la sua storia così a Giovanni. Siamo in un noto, tra l'altro, locale di Sanremo, il locale dei VIP. Giovanni riesce ad arrivare dappertutto, non si ferma mai. Una rosa per la nostra Sylvie Lubamba da parte dello staff che dietro di me sta ammirando l'operazione di Giovanni De Grazia in questo momento, ecco. Bacio. Forse questo è anche troppo, però abbiamo lo scoop. Qui a Sanremo succede davvero di tutto e questa è la testimonianza che si può fare. Giovanni De Grazia per voi da Sanremo. E della serie Vita da Nababbi anche noi per qualche minuto facciamo questa vita lussuosa, però vogliamo commentare quello che è successo nella prima serata del 70° Festival della Canzone Italiana, perché il personaggio che ha fatto più parlare di sé è proprio Achille Lauro. C'è chi lo ha paragonato sui social alla Madonna Addolorata, visto che si è presentato con un mantello in stile processione time, e c'è chi invece lo ha paragonato a tante altre cose, ma perché poi si è tolto il mantello ad un certo punto, sì.
Beh, sotto aveva una specie di body con paillette, lustrini, creato da Gucci, mi pare, giusto? Quindi, comunque, tra l'altro, io poi mi sono informato al riguardo, perché la sua performance mi ha colpito molto, davvero. Si tratta praticamente, è ispirata alla raffigurazione di Giotto di San Francesco, che si spoglia degli abiti per donare la sua vita ai poveri e bisognosi. Quindi è infatti un po' dissacrante come concetto interpretato da Achille Lauro. Achille Lauro è così. Poi Nicola Savino, in realtà, che fa appunto l'altro festival, il famoso Dopo Festival, è entrato imitandolo, quindi anche lui con la tutina, con tutto ciò che aveva, sì. E per cui, insomma, è stato anche per questa edizione oggetto di discussione. L'anno scorso per i suoi tatuaggi, quest'anno i tatuaggi sono passati in secondo piano e invece il costume, il dress code l'ha fatta da padrona. Chissà se l'anno prossimo parteciperà Achille Lauro, cosa ci riserverà. Però ben venga gente come Achille Lauro, perché forse il festival ha bisogno di roba così. Al di là della canzone, che sinceramente, ecco, quello che mi perplime un po' di Achille Lauro è questa coazione a ripetere le sue canzoni, perché ricorda molto Rolls Royce nella struttura, me ne frego, nelle soluzioni armoniche, anche nell'arrangiamento. Però ben venga gente che punta in qualche modo a scioccare, perché il pubblico dell'Ariston, se togliamo magari il Renato Zero negli anni 70, non è abituato. Realmente l'Ariston in positivo sono stati Albano e Romina, ospiti della prima serata del festival, perché per Albano e Romina standing ovation, l'Ariston in piedi, hanno fatto ballare tutti, e la cosa ancora più spettacolare è che ballano tutti, le vecchie generazioni, le nuove generazioni ballano Albano e Romina. Anche noi lo abbiamo fatto ieri. Io non ne posso più, sinceramente. Ma dai, ma come no? No, mi dispiace, raga. Mi dispiace. Ognuno ha le sue, i suoi problemi. Sì. Però mi ha detto una cosa. Ieri siamo stati all'Hotel Londra, c'erano dei bambini che cercavano Albano e Romina. Esatto. Quindi Ma come state crescendo i vostri figli? Albano e Romina hanno la meglio sempre. Un altro personaggio che è piaciuto molto è stato Diodato. Diodato che col suo testo molto raffinato, una musica delicata. Tra l'altro la musica, tu ben mi insegni, che è di? Di Rodrigo D'Erasmo, il violinista degli After Hours, che ieri ha diretto anche l'orchestra, e che ieri pomeriggio ho beccato per la 30ª volta nella vita, che è un signor artista. E invece un altro gruppo che è arrivato addirittura al primo posto della classifica, però parziale, per cui nulla di definitivo, sono proprio le Vibrazioni, Vibrazioni diretti dal maestro Peppe Vessicchio, quindi il famoso Vessicchio, il buon Vessicchio, che tra l'altro è stato esatto, è stato twittato, è stato hashtaggato, così come direbbero appunto i nostri amici da casa, più volte ieri sera nell'ambito della prima serata del Festival di Sanremo. Beh, Beppe Vessicchio, a parte che è un'istituzione sanremese, ma io direi proprio della musica in generale, della musica italiana in televisione, perché l'abbiamo visto in un sacco di programmi. Poi c'è questa faccia simpatica, sta parte. Allora, a proposito di musicisti, mandiamo in onda un servizio, un'inchiesta: quanto vengono pagati i musicisti di Sanremo? Questo è molto interessante. Bene ragazzi, qua ci troviamo al Grand Hotel Royal di Sanremo, è il più lussuoso in assoluto. Sì, il più lussuoso, non a caso il nome Royal la dice già tutta, la fa intendere benissimo. 5 stelle extra lusso. Eh beh, si vede, un albergo regale. Qui dentro non può entrare nessuno, le piccole emittenti non entrano, però noi adesso con i nostri scamotaggi cercheremo di entrare, vediamo se qualcuno ci ferma, però il nostro obiettivo e parlare di questa, diciamo, notizia che è uscita in questi giorni, che si tratta del cachet dei musicisti del Festival di Sanremo. È una notizia che è uscita in questi pochi minuti, perché Emanuela Bizzi del sindacato CGL denuncia ciò che viene fatto poi in realtà per quanto riguarda i cachet dei musicisti. Musicisti 50 euro al giorno, compensi vergognosi, ovvero ricchi cachet per artisti famosi e paghe vergognose per altri professionisti che, ricordiamo, entrano all'Ariston alle ore 10 ed escono alle ore mezzanotte, se non oltre. Quindi dopo
14 ore di lavoro, il cash di un musicista, certo non il primo violino sicuramente, ma degli altri musicisti di 50 euro. No, certo che è una cosa, insomma, vergognosa. Poi quelli che fanno la vera musica sono i musicisti. Sì, fondamentalmente sì. Tra l'altro constatavo che fondamentalmente la paga di una qualsiasi cover band che sono in un locale giù al sud, ad esempio. Allora, facciamo una cosa, io entro. La polemica è ancora più aspra, proprio perché appunto la situazione è impossibile, perché a determinarla è la RAI, un'azienda che ricordiamo è tra le più famose e importanti d'Italia, e effettivamente questo cachet minimo per chi mantiene, per chi tiene una serata del Festival di Sanremo senza l'accompagnamento musicale, l'orchestra, gli arrangiamenti, non ci sarebbero i cantanti. E cantanti più famosi o meno famosi che vengono pagati di più dei musicisti, quando invece il lavoro grosso lo fanno i musicisti. Questo è proprio sfruttamento. Cioè, hai detto appunto tu prima, insomma, un musicista fa tutta la giornata all'interno del Teatro L'Ariston, magari con un'ora di break. No, ma più che altro è scandaloso il compenso, perché ci sta notoriamente, è sempre andata così, che l'artista, chiaramente, per quanto, come dice Mary, non fa il più del lavoro fondamentalmente, però ci sta che venga pagato di più. Il punto è che 50 euro è una cifra irrisoria. Facciamo una cosa, se siete d'accordo, io entro dentro. La conclusione di Emanuela Bizzi: l'orchestra Sanremo non suona una musica uguale per tutti. E ritorna sempre nel discorso che dicevamo precedentemente, quando ieri abbiamo iniziato le nostre dirette. Allora, facciamo una cosa, io entro dentro e chiedo a chi alloggia qui, che una stanza qui costa 600 o 700 euro a notte, non la suite perché costa molto di più, vediamo cosa ne pensi di questi miseri cachet che danno i musicisti. Marco, tu mi segui, vediamo se ci fanno entrare, se qualcuno ci ferma. Andiamo. Bene, qua siamo all'interno del Royal, adesso noi giriamo, vediamo, chiediamo un po' alla gente in giro, insomma, cosa ne pensa di questo fatto dei musicisti. Buonasera, chiedo scusi, le voglio fare una domanda. Sa quanto guadagna un musicista dell'orchestra di Sanremo? No, però posso fare posso pensare un attimo e dire che un musicista, diciamo, musicista può guadagnare dai 300 ai 400-500 euro, e un musicista dell'orchestra di Sanremo forse guadagnerà di più. Bene, sa quanto guadagna? Col contratto firmato? 50 euro al giorno. E allora? Rimango senza parole. Sono senza parole. Perché poi sono quelli che fanno, diciamo, la musica. Sono senza parole. Non so che dire. Grazie. 50 euro, signore. Ma c'è uscito un comunicato stampa adesso. No, ma mi sa che è una fake news, perché non è possibile che un direttore d'orchestra, uno che ha studiato musica, che ha una preparazione, guadagni così poco. È impossibile. E sa quanto guadagna un musicista a sera dell'orchestra di Sanremo? A me hanno detto, avevo sentito io, sui 40-50 milioni, è possibile? 50 euro a sera. 50 euro a sera. È un comunicato della CGIL che è uscito in questo momento. È una cosa veramente obbrobbiosa, indecente veramente. Sentire poi che viaggiano degli stipendi e dei cachet appunto per i cantanti. E... Sono tutti maestri di musica? Beh, certo, difatti, condivido. È assurdo, lo trovo veramente scandaloso da cittadino italiano. È uscito un comunicato della CGIL Italia, sì, sul cachet dei musicisti dell'orchestra di Sanremo. Sai quanto guadagna al giorno? In realtà no, non lo so. Non so quanto guadagnano. Ho letto alcuni articoli, ho letto alcune cose, più o meno guadagnano sui 50 euro, non so se sbaglio. Ma secondo te è una cosa giusta? Secondo me non è giusto, anzi, musicisti e artisti dovrebbero guadagnare di più, almeno, non so quanti soldi, però dovrebbero guadagnare dei soldi in più, praticamente. Fronte ai cachet milionari che paga, la televisione di Stato. Milioni e milioni, infatti un 50 euro pensi che Benigni prende 300 mila euro. Ok, cioè, pochi minuti. Altre cifre. Guarda, per me è sbagliato. È un'offesa ai lavoratori. È un'offesa sia ai lavoratori, ai grandi artisti e musicisti che
comunque meriterebbero di più. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Bene, siamo sempre in diretta qua a bordo, thank you, non ci potevamo far mancare lo champagne che è offerto dalla compagnia. A proposito, intanto che le ragazze distribuiscono lo champagne, innanzitutto ringrazio il comandante, ringrazio il direttore per questa ospitalità, però non ci avete fatto vedere Elettra Lamborghini. No, mi dispiace, ma come abbiamo detto siamo in privacy and they ask about if we can see the guest, but it's not possible, I'm afraid. No, sorry. Yeah. And they ask which company we are. So we're with Burgess Yachts and they're based in London. Ok, praticamente siamo facciamo parte della flotta della Burgess e siamo base a Londra, in Inghilterra. Cioè, questa è una barca, ricordiamo, dove durante l'anno viene fittata dai piloti di Formula 1, i grandi artisti, sì. Insomma è una barca da VIP, diciamo, esatto. Da VIP. Perciò a noi ci avete visto adesso, non ci vedrete più. So the people that come here is quite important and they are VIP and they said that they are the last time that they will see them because they are not able to just rent this boat. We are not VIP. Allora, siccome Francesco ha già capito tutto, Francesco, insomma, perché lui parla l'inglese, io no. Ringraziamo le due ragazze, le responsabili di bordo, giusto? Vanessa e Brianna, che sono bellissime australiane. Perciò oggi ci avete inebriato di queste bellezze, dello champagne. Insomma, grazie a tutti di averci ospitato a bordo di questa bellissima nave. Qui andiamo al prossimo servizio. C'è un prossimo servizio? Qual è? Il servizio è quello girato in uno degli hotel più famosi di Sanremo, l'Hotel Royal, dove c'è una carrellata di artisti. Vediamo insieme. Siamo all'interno del grande Hotel Royal, diciamo il più lussuoso hotel di Sanremo, caro Francesco e Maria Chiara. Notavi? Sì. Diciamo per me è la prima volta, quindi. No, ma è un lusso proprio. È sfrenato, esagerato, sfarzoso, bello. Si chiama Royal, direi, no? Quindi. Però alle nostre spalle c'è proprio il backstage di che cosa? Di TV. Dove tutti gli artisti passano da qua, no? Esatto. Noi cercheremo di beccare qualcuno. Esatto, quindi andiamo a vedere cosa succede, Giovanni. Vediamo. Voi andate a caccia intanto. Noi andiamo a caccia. Fate i segnalatori. Esatto. Grazie. Piero, per Sky TG24, scusa, gigante, grande pezzo. Siamo tutti giganti. Le vibrazioni, Francesco Sarcina, 4 Sanremi, 3 con i tuoi compagni d'avventura. Certo, vabbè, la famiglia, questa è la famiglia, il branco, sì, comunque siamo qua e ovviamente non ci si abitua mai a questo circo sanremese, incredibile. Come state vivendo questo momento? Ma a parte questo, diciamo, continuo interviste, piacevole a tratti, e per il resto ci prepariamo a fare quello che sappiamo fare meglio, che è suonare. E quindi non vediamo l'ora di suonare con questa meravigliosa orchestra di maestri pazzeschi, anche perché sono un 60 milioni e tra l'altro anche perché noi ci stiamo scaldando, perché partiremo con un tour teatrale dove saremo accompagnati proprio da una piccola orchestra, cioè sono 20, per cui una grossa orchestra, ma di soli archi, per cui per noi è un po' un riscaldamento fatto in, esatto, grandissimo stile. Bravo. Quando parte questa tournée? Questa tournée parte il 17 marzo da Palermo e andrà avanti per una quindicina di date, forse di più perché se ne stanno anche aggiungendo, e quindi andremo avanti tutto marzo, aprile fino a fine aprile. No, parliamo di dov'è il pezzo che questa sera... Dov'è? Ma dov'è il maestro? Dov'è il maestro? Vessicchio, dov'è? Non so, è scomparso. Bravo. No, perché deve dirigere sia al teatrale che faremo, che dov'è?
Perciò, quindi è tutto connesso. Però Vessicchio è importante. È molto importante, infatti siamo onorati di lavorare con il maestro. Non hai sentito Vessicchio? No, e non si sa dov'è. Non si sa appunto. Dov'è. E dov'è? La canzone parla, non parla di lui, però comunque sia. Comunque di capo, del però cioè, spesso ci chiediamo dov'è tante cose, no? In questo caso la canzone parla della gioia, la gioia dov'è, ma perché a volte quando ti arriva un colpo basso, duro, come spesso accade nella vita, ne accadono. Ci trova sempre impreparato ovviamente, le difficoltà per affrontare queste problematiche, ma comunque fa proprio questo gioco e giro di parole proprio per raccontare quanto sia importante fare tutto un giro di esperienze tali anche difficili per poi in realtà rendersi conto che a volte la gioia è al tuo fianco, è lì, ma non la vedi. Però diciamo i fratelli, ormai vi chiamo i fratelli, i fratelli. Vibrazioni con Francesco, insomma questa atmosfera e poi diciamo la riconferma di questo gruppo amatissimo in tutta Italia. Beh, meno male, che adesso lo vedremo nel teatrale, appunto, quindi dimostrate, cioè dovevo vederlo nel teatrale. Noi abbiamo fatto un concerto al Forum ed è stato fantastico, a Milano, e adesso vediamo questo teatrale, quindi vi aspettiamo tutti calorosi, ragazzi. Al di là di Sanremo, vi aspettiamo a teatro. Bravo. Con Le Vibrazioni, Francesco Sarcini. Grazie, grazie, buon Sanremo a tutti, ovviamente. Ciao. Le Vibrazioni. È stata una bella esperienza oggi. Bella esperienza su uno yacht, Giovanni. Cosa volere di più in questo momento? Io ci vedo ogni domenica. Ho capito, da Falerno, vai. No, giusto per sapere. Sì, da Falerno. Forse faranno il porticciolo. Certo, Comunque, noi sapete che in questi giorni abbiamo ironizzato sulla comunicazione e abbiamo messo questo marchio. Noi vorremmo ripetere questo esperimento che abbiamo fatto, giusto, Maria Chiara? Da oggi questo non ci serve più e ritorniamo alla normalità con la nostra piccola emittente. L'esperimento è riuscito. È un esperimento riuscito, abbiamo dimostrato che serve il grande marchio per poter intervistare gli artisti che purtroppo non si concedono tanto facilmente alle piccole emittenti televisive. Però c'è una cosa, con questo siamo entrati a bordo di una delle più grandi navi dove ospitano i piloti di Formula 1, tra cui Elettra Lamborghini. Beh, pensate, hai visto, alla fine non, diciamo che è un problema più che riguarda più gli artisti, ecco. Esatto, bravo. Manager, più che altro, i manager degli artisti. No, con questo dobbiamo chiudere il servizio, non è, no? Dobbiamo il collegamento di oggi. Inizio e lanciamo in chiusura, ringraziamo tutti quelli che da casa ci stanno guardando e in particolare io devo ringraziare l'ottica di Enzo Augello e anche per lui, per questi splendidi occhiali, e lanciamo Casinotte, la rubrica notturna di Francesco Sacco con degli ospiti, credetemi, da urlo. Però prima di chiudere, lanciato già il servizio, volevo ricordare che questa trasmissione andrà in onda questa sera in replica alle 21, perciò potete riseguire domani mattino alle 8, perciò la potete vedere di nuovo in replica e poi domani saremo di nuovo in collegamento in diretta con altri servizi, altre novità qui da Sanremo. Dobbiamo dire una cosa importante di Casinotte, però, perché siamo riusciti a immortalare un momento molto carino tra tre giovani. Due nuove proposte. Hai fatto un'esclusiva poi, eh? Sì, praticamente, perché lui non si fa riprendere nessuno senza maschera. Siamo riusciti a immortalare un momento di amicizia, diciamo, sportività tra Junior Kelly e quello con la maschera. E due nuove proposte che si sono sfilate ieri, tra l'altro in un testa a testa particolarmente interessante, forse il più interessante della serata, ossia Fadi e Leo Gassman, entrambi intervistati. Junior Kelly non l'abbiamo intervistato, però siamo riusciti a immortalarlo. Perché non si fa intervistare? No. Senza maschera, tra l'altro aveva il mio stesso giubbotto dei Misfits, quindi questo non ci interessa. Comunque, bravo a Francesco, sta dimostrando che questo lavoro sa fare bene a Francesco. Sì, ma non avevamo dubbi di Francesco, quindi assolutamente. E direi di lanciare il servizio e di salutare tutti. E ci vediamo stavolta domani. Domani, sempre stessa ora, sempre da Sanremo. Grazie. Dal porto di Sanremo è tutto. Ciao, a domani. Davvero, grazie di cuore, grazie mille, sono eccessivo. Grazie. Ragazzi, ci vediamo dopo al Palafiori. Palafiori? E io no, vado a dormire domani, devo cantare. Ok, devo. Ok. Oh, in bocca al lupo. Fenomeni entrambi. Dai, è forte, dai. Guarda, sta facendo. Ma questo, ti posso dire? Posso fare? Ma ci vogliamo un bel Si è notato questo?
dai. Che cosa bella. Sono proprio quella roba lì e secondo me è veramente perché si è proprio si è captato che ti conoscevi da prima, che c'è rispetto fra tutte e due. Ma un grande rispetto. Secondo me è stato bello. Però il mio giudizio conta quello che conta. Purtroppo è un peccato. Magari ce lo facciamo un feature, Cazzo, scriviamo abbiamo assistito a una proposta di featuring. È una cosa bellissima. Sì, sì. Ciao però di nuovo, tanto a te già tutta la cena insieme. No. Grazie, grazie davvero. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ciao. Si può parlare secondo me del testa a testa più entusiasmante tra le nuove proposte con Leo Gassman questa sera. Peccato per il risultato finale, però Due Noi ha fatto un gran bel figurone. Due Noi è un pezzo che racconta di un sacco di cose. E stasera per me non è stata una sfida, ma contro Leo, contro qualcuno, se non contro me stesso, per cercare di tirare fuori al meglio la performance. Sono rimasto contentissimo, è andata bene, è arrivato tantissimo tifo dappertutto. Anche da parte mia, te lo volevo dire. Lo so, grande. era andata molto bene, è andata bene. Assolutamente sì, tra l'altro pelo pelo. Leo Gassman tra l'altro ha avuto gran belle parole per te, pare siate molto amici. Ci siamo avvicinati molto, queste cose qua, questi avvenimenti qui possono essere l'occasione per conoscersi, no? Anche, quindi no, è una cosa molto bella, sì. Progetti futuri, Fadi? Adesso ad aprile ci sarà il tour. Sì? Sì, 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 sì. Qualche data in vista in giro per lo stivale? Ci sarà Torino, Roma, Bologna. E giù da noi? Ci lavoriamo. Sì, alla grande. Speriamo di riverti presto. Come a Coringa in apertura a Cristiano Godano. È alla grandissima. In bocca al lupo. Viva, grazie. Dai, e credo altrettanto per tutto. Viva il lupo. Vai, Coringa, ciao. Sanremo a modo nostro è presentato da Residenze Cassoli, L'Ottica di Enzo Augello, Pizzeria Origano, Io Nuoto, Arvalia Lamezia, Yamamai, Auto Royal, Avis Budget Group, PM Servizi SRL, Centro Avvolgibili, Centro Revisione Autoveicoli e Moto Gianluca Esposito, Golden Café, Cantine Pugliese, Sapori d'altri tempi, Unipolsai Assicurazioni, Agente Generale Dottor Vincenzo Ferraro, Visual Graphics, Vita Sana, acqua minerale, oligo minerale.